Ellie's Bath. Ellie fa il bagno. Hi, Pocoyo! Hi! Dove stai andando? Yay! Ellie! Yay! Ah! Play! Giocare! Vai a giocare con Ellie! Oh, Ellie sta facendo il bagno con la sua paperella. Hello, Ellie! Play! Giocare! Sapete dire a Pocoyo che cosa sta facendo Ellie? A bath! A bath! Il bagno! Sta facendo il bagno! Dovrai aspettare, Pocoyo! Pocoyo's Fairy Tales, le favole di Pocoyo. Hello, Pocoyo! Che cosa leggi? Ah, dunque Pocoyo ha per voi una storia, story. C'era una volta un dinosauro che andava in bicicletta. Era tanto felice, happy, ma cominciò a piovere e si bagnò tutto. Al dinosauro non piaceva essere bagnato, wet. Così la sua amica formica lo aiutò a asciugarsi, dry. A lui piacque così tanto che si bagnò di nuovo. E la formica lo aiutò di nuovo ad asciugarsi. Al dinosauro piaceva farsi asciugare. E si bagnò un'altra volta. Asciutto, dry. Bagnato, wet. Asciutto, dry. Molto, molto bagnato, very wet. E poi asciutto, dry. The end. Fine. Ellie ci mette tanto a fare il bagno, a bath. Chissà che cosa sta facendo. Gioca con una bolla di sapone, a bubble. Ellie, carina quella bolla, bubble. Sapete dire a Pocoyo con che cosa gioca Ellie mentre fa il bagno? A bath? A bubble! She's playing with a bubble! A bubble! Una bolla! Sapete dire a Pocoyo chi sta lavando adesso Ellie? The rubber duck! The rubber duck! The rubber duck! La paperella! Animals, dot to dot, animali da puntino a puntino. Hello, Pocoyo. Oh, capisco, sei concentrato su quella figura. Sai che cos'è? Completiamo il disegno unendo i puntini, dots. E adesso, Pocoyo, sai che animale è? No? Uniamo altri puntini, dots. Ora sai che animale è, Pocoyo? Sapete dire a Pocoyo che animale è? Penguin! It's a penguin! Penguin! Pinguino! Penguin! Well done! Ah, finalmente! Ellie è pronta a giocare! Prendila, Ellie! Oh, Dio! Chissà che cosa fa Pocoyo! Sta facendo il bagno! He's having a bath!
Hai ragione, Ellie. È divertente giocare nella vasca. Let's sing! Cantiamo! I'm having a bath. I'm using my brush. I'm washing myself. I'm making bubbles. I'm having a bath. I'm playing with my rubber duck. I'm taking my time. Sentito? Che cos'è? Cosa potrà mai essere? Qualcuno può aiutarmi? Chi è che canta? È Pato! Pato, sei proprio tu! Non credevo che sapessi cantare così. Ecco fatto. Pato adora lavarsi più di ogni altra cosa al mondo. Quante docce hai già fatto oggi, Pato? 3? Oh, scusa, 4, naturalmente. Ora però farai meglio ad andare. Pocoyo e Ellie ti aspettano. Eh sì, Pato è proprio contento quando sente di essere pulito. Pato, Pato, attenzione! Ci è mancato poco. Direi che Ellie e Pocoyo stanno pranzando. Chissà cosa mangiano. Non vuoi un panino, Pato? Oh, ci sono! Non vuoi sporcarti, eh? Pato, perché non vieni fuori ora? Scommetto che Pocoyo e Ellie hanno finito di mangiare. Adesso saranno impegnati con qualche altro gioco. Ma dove sono? Eccoli che colorano con le mani, sporchi e contenti. Oh, poveri noi. Sì. Tranquilli voi due. È solo che Pato non vuole nemmeno colorare con le mani. Sapete, si è appena fatto la doccia. Che c'è, Ellie? 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 Pocoyo! Sai, Pato, non devi avere così tanta paura di sporcarti. Sì, lo so che sei pulito, ma Pocoyo e Ellie hanno finito di colorare. Che gioco staranno facendo ora? Certo, qualcosa che sporca meno. Torta di fango!
complimenti. Incredibile, Pato, non hai una goccia di fango addosso. Un secondo. Pato si è tanto impegnato per rimanere pulito, ma qualcuno sa dirgli cos'è successo? È sporco! Sì, Pato, purtroppo hai una macchia di fango addosso. Guarda. Pato, Pato, Pato! È quello che cercavo di dirti prima. Sporcarsi non è così grave. No, no, sul serio. Guardala così. Ti piace lavarti, vero? Beh, lavarsi non sarebbe così divertente se prima non ti sporcassi un po', non credi? Oh, guarda che carini! I tuoi amici ti hanno portato una vasca! Pato deve avere capito che fare il bagno è un po' più divertente se si è un po' sporchi, ma che è ancora più divertente se si è tanto sporchi. Evviva chi si sporca! E anche chi si lava! Evviva, evviva Pato! Evviva Pocoyo! Vi aspetto dopo nella vasca da bagno! Ciao, ciao! Bathing Lula, il bagnetto di Lula. Hello, Lula! Oh dear, sei tutta sporca, dirty. E lo sai che succede quando ti sporchi, vero? Bath, bagno, esatto. È l'ora del bagnetto, bath. Avanti, Lula, entra nella vasca. Oh no! Lula, torna qui! È solo un bagnetto! Non avere paura! Ah, Ellie, grazie! Pocoyo, che cos'è quello? Soap! Soap, saponetta! Wonderful! E quella che cos'è, Ellie? A brush, una spazzola! Bene! Molto presto Lula sarà tutta pulita! Clean! Navigando su internet con Ellie. Hi, Ellie! Ellie, Ellie, Ellie! Pocoyo vorrebbe cercare una parola sul tuo computer. Clean! 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 Pocoyo vorrebbe vedere qualcosa di pulito. Clean! Ah, è Fred il polpo! Oh, dear. I denti di Fred sono puliti? Clean? No, they're dirty! Clean, 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 clean! Clean! I denti di Fred sono sporchi, dirty, e dovrebbe lavarli. Ah, molto meglio. È bello avere i denti puliti, clean. Thank you, Ellie! Yes, thank you, Ellie. Well done. Ecco fatto! Ora Lula è tutta pulita, clean! Oh-oh! Oh dear! Dobbiamo ricominciare tutto da capo! Sapete dire a Pocoyo che cosa vuole Ellie? The soap, the brush, the soap and the brush. Soap, brush. Soap, saponetta, brush, spazzola.
Shape Shuffle. Mischiamo le forme. Square, quadrato. Square. Circle, cerchio. Circle. Rectangle, rettangolo. Rectangle. Square, circle, rectangle. Ah, e questo che cos'è? MP3. Un lettore MP3. E l'hai creato usando cerchi, circles, quadrati, squares, e rettangoli, rectangles. Speaker! Oh, a speaker, un altoparlante. Sapete dirmi i nomi delle forme? Rectangles! Rectangles, rettangoli. E questi? Squares! Squares, quadrati, esatto! E questi? Circles! Circles, cerchi! Excellent! Square, circle, rectangle. Ora Lula è tutta pulita, clean! Così va molto meglio, vero Lula? Uh-oh! Ho un brutto presentimento. Ah, well done! Ahem. Ma pare che ora sia qualcun altro a essere sporco, dirty. Sì, sei tu, Pocoyo. Oh, Pocoyo, non avere paura. È solo un bagnetto. A bath. Let's sing. Cantiamo. Pato Shower, la doccia di Pato. Oh, look, guardate, è Pato. Hi, Pato. Cosa c'è lì? Una saponetta, soap. Una spazzola, brush. Un asciugamano, towel. E che cosa ci devi fare? Ah, vuoi farti una doccia? A shower. Lovely. Oh dear. Che è successo? Il sapone, la spazzola e l'asciugamano di Pato sono spariti. E ora come farà a farsi la doccia? A quiet moment with Sleepy Bird. Un momento di silenzio con Ronfotto. A shower cap, una cuffia da doccia. Shower cap! A doll, una bambola. Doll!
A phone, un telefono. Oh dear. Good night. Buonanotte. Qualcuno vede la saponetta di Pato? The soap? There it is, the soap. Molto bravi, l'avete trovata. Qualcuno vede la spazzola di Pato? The brush? Che cosa c'è sul monopattino? The scooter. It's the towel! The towel! The towel! The towel, giusto! Oh dear, Pato è arrabbiato, angry, perché avete preso le sue cose. Fred says, Fred dice. È il momento di Fred Says con Fred il Polpo, il gioco meraviglioso, wonderful, in cui ci si deve alzare in piedi e fare quello che dice Fred. Fred says, skip. Esatto, saltate, skip. Fred says, clap hands, battete le mani. Battete le mani, clap hands! Fred says, spin! Girate su voi stessi, spin! Well done! Fred says, basta così, that's all! Oh no, la spazzola di Pato, the brush, e la saponetta, the soap. Pato, il tuo sapone è proprio qui. Pato è pronto per una bella strofinata con la sua brush. E ora una bella asciugata con il suo towel. Evviva le docce, showers! Evviva gli asciugamani, towels! Let's sing! Cantiamo! I take a shower, wearing my shower cap. I use the soap and then the brush. I take a shower, wearing my shower cap. I use the soap and then the brush. And when I finish, I use the towel. And when I finish, then the phone rings. Una soluzione perfetta. Buongiorno, Pocoyo. Ciao! L'hai visto anche tu? Lo sai che cos'è? Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cos'è questo oggetto? È una gomma usata! È una gomma! Giusto, è una gomma usata che qualcuno ha buttato via.
questo? Ma è una sveglia rotta! E cosa pensi di farci, Pocoyo? Oh, certo, vuoi buttarle via? Beh, perché no? Ancora? Ho l'impressione che anche Ronfotto abbia qualcosa da buttare via. Guarda, ora arrivano anche gli altri a buttare via le cose vecchie. Fare le pulizie può essere un divertimento. È certamente un grande sollievo sbarazzarsi di tutta quella robaccia vecchia. E tu, piccolo bruco? Oh no, temo proprio che davanti a casa tua abbiano buttato un po' di rifiuti. Ma hai appena buttato tutti quei rifiuti nel mare. Che profumino. Vero, polpo? Hai ragione, Fred. A nessuno piacciono i rifiuti sulle uova. E ora? Come farai a buttare via tutta quella roba vecchia? Aiuto! Altri rifiuti! Sono d'accordo, Pocoyo. Neanche a me piacerebbe se dal cielo cadessero dei rifiuti sulle costruzioni. A qualcuno di voi piacerebbe ricevere un mucchio di rifiuti nel posto dove state giocando? No! Non ci piacerebbe! Che stai facendo, Pocoyo? Ah, sì! Hai deciso di seguire i rifiuti per riuscire a scoprire dove vanno a finire! Ottima idea! I rifiuti seguono un percorso circolare. E questo perché ognuno continua a buttarli addosso a qualcun altro. Lasciare in giro i rifiuti non è una cosa giusta, non credi? Ma cosa possiamo fare? Io credo che Pocoyo abbia trovato un modo per risolvere il problema.
soluzione ingegnosa! Anziché buttar via i rifiuti, hai trovato il sistema per poterli riutilizzare tutti! Evviva Pocoyo! Evviva il lavoro di squadra! Ciao ciao, alla prossima! Pato subacqueo. Buongiorno Pocoyo! Ciao! Ciao Ellie! Ehi là, Pato! Cos'è questo rumore? Ah, certo! Pato ha puntato la sveglia! Che strano! Fai le valigie! E dove vai, Pato? Stai andando a trovare i tuoi amici Fred e la balena in fondo al mare! Bello! Giusto, bravo! Ti occorreranno quando sarai in mare! Siete curiosi di sapere che cosa sta per fare Pato, giusto? Qualcuno di voi può dire a Pocoyo ed Ellie dove sta andando Pato? Va a trovare la balena e il polipo! Va in fondo al mare! Ciao, Pato! Divertiti! Giocare con gli amici sotto il mare. Cosa c'è di più bello? Che cos'è? Una palla. Fantastico! Coraggio, allora si gioca! Giocare a palla sotto il mare. Oh no! Il mare si sta portando via tutti i tuoi giocattoli dalla valigia. E adesso con che cosa giocherai? Ah, la trombetta! Sì, dovrebbe funzionare. Oh cielo! Ho l'impressione che la trombetta e l'acqua non vadano molto d'accordo. Ah, ecco una cosa da fare! Leggere i fumetti! Oh no, è rovinato! Oh cielo, non riesci neanche ad arrabbiarti perché l'acqua ti rallenta i movimenti. Temo proprio che Pato non si stia godendo la gita come si aspettava. Niente di meglio di un delizioso pranzetto per tenerti allegro, non è vero, Pato? Sicuramente un piatto interessante. Spaghetti di alghe, vero? Pato vorrebbe sapere se ne volete assaggiare un po'. Non li vogliamo! Li mangi tu! Io? Oh no, 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 no. Ho pranzato prima. Temo che ti tocchi mangiarli, Pato. Bravissimo, Pato! Oh no, non vorrai andartene, Pato. È perché non hai nessun giocattolo che funzioni? E non ti piace il cibo, vero? Secondo me hai nostalgia di casa. Ehi, guarda! La balena ti fa fare un giro prima che tu te ne vada. Così potrai vedere quanto può essere emozionante stare in fondo al mare. Wow! Ehi! Ma è come stare in un immenso parco giochi! Ha 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 ha!
Sì, c'è un'altra cosa che la balena vorrebbe farti vedere prima che tu vada via. Una bolla! Ma guarda, puoi giocare a palla lì dentro, proprio come a casa! E queste sono spugne! Una pedana elastica fatta di spugne! Che spasso! Guardate, Pato ha l'aria di divertirsi davvero un mondo! Che ne dite voi? Alla fine a Pato piace stare in fondo al mare? Cos'è? Una conchiglia gigante. Cosa c'è dentro? Sono Pocoyo e Ellie! Evviva, è bello scoprire nuovi mondi! Evviva gli amici acquatici! Ciao ciao, alla prossima! Il seme. Ciao Pocoyo! Ciao! Ma cos'è? Sai una cosa? Io direi che potrebbe essere un seme gigante. Tu sai cosa si fa con un seme, vero Pocoyo? Cosa ne pensate voi? È questo che si fa con un seme? Metterselo in testa? No! Metterlo nella bibita, è giusto? Si pianta nel vaso? Sì, si pianta nel vaso! Esatto! Sono sicuro che fra non molto qualcosa di molto speciale spunterà da quel seme. Ci sta mettendo un sacco di tempo, però. Beh, ci vuole un bel po' di tempo per crescere, sai? Che c'è, Pocoyo? Qualcosa non va? Oh, certo! Ti scappa la pipì! Ok, pensiamo noi a tenere d'occhio il tuo seme. Corri! Ciao, Ronfotto! È un seme gigantesco, vero? Aspetta, che stai facendo? Ti senti meglio ora, vero Pocoyo? Perché, vedi, c'è una cosetta che ti devo dire. Si tratta del tuo seme. Non fatto! Non ti arrabbiare, Pocoyo. Ronfotto voleva solo fare merenda. Ora lo rimettiamo al suo posto. Ehi, guarda, c'è Lula! Ciao, Lula! Oh no! Pocoyo, svegliati! Svegliati! Oh no! Però se lo chiamiamo tutti insieme, forse riusciamo a svegliarlo. Pronti? Svegliati, Pocoyo! Svegliati! Oh, meno male. Lula voleva solo giocare. Sì, così nessuno potrà mai rubare il tuo seme, Pocoyo.
Ciao, Pato! Pato, lo so che ti sembra un uovo, ma in realtà non... Oh no! Che cos'è? Bene, direi che ora il tuo seme è molto più che al sicuro, Pocoyo. Nessuno potrebbe mai rubartelo così. Oh, un fiore! È bellissimo! Ciao, Ellie! Attenta! Oh, questa non ci voleva! Oh, Pocoyo, Ellie non ha fatto apposta a rovinare il tuo fiore. E adesso è caduta nella tua trappola. Ci sono tantissimi semi! Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può spuntare da tutti questi semi? Fiori! Tanti fiori! Esatto! Tanti, tantissimi fiori! Ce n'è per tutti! Urrà! Wow! Evviva Pocoyo! E ovviamente, evviva gli amici! Ciao ciao, alla prossima! Il tubo sporco. Ciao Ellie, stai preparando una bella tazza di tè? Caspita, l'acqua non ha un bel colore! Buongiorno, Pocoyo. È l'ora del bagno. Non ti stai dimenticando qualcosa? Beh, anche quest'acqua è sporca. Ciao, Pato! Fa attenzione, Pato! L'acqua non ha un bel colore! Bisogna fare qualcosa immediatamente. Molto bene. Per prima cosa, bisogna capire dove partono i tubi. Bisogna pulire l'acqua dello stagno. Povero pesciolino! Lo aiutiamo? (Susurra)
detto, Pocoyo? Stai raccogliendo un sacco di rifiuti. Molto bene, Pato. Presto lo stagno sarà pulito. Che l'acqua sia ancora sporca. Congratulazioni! Ottimo lavoro! Che giornata meravigliosa in questo stagno così pulito e bello da vedere! Ed è tutto merito del vostro impegno e del vostro lavoro, ragazzi! Doppio gioco! Ciao, Pocoyo! Ciao! Fammi indovinare, stai per giocare a palla. Pato, gioca! No! Dai, Pato, è divertente! Pare proprio che Pato non abbia affatto voglia di giocare a palla. Beh, allora cosa vuoi fare, Pato? Oh, certo, l'altalena! Oh, beh, intanto potresti giocare a palla con Pocoyo e dopo aver giocato andare sull'altalena. Oh, vuoi giocare solo sull'altalena? Oh, ciao, Ellie! Giochi? Sembra che Pocoyo abbia finalmente trovato qualcuno con cui giocare a palla. Beh, adesso non fare quella faccia lì, Pato. Non puoi più giocare con loro. È inutile. Non va, eh? Hai deciso di sederti e tenere il muso. Non è molto divertente fare l'altalena da soli, eh? Potete dire a Pato quante persone ci vogliono per divertirsi sull'altalena? Due! Ci vogliono due persone. Già, proprio così. Il problema dell'altalena è che ci vuole un amico con cui giocare e divertirsi davvero. Come dici, Pato? Dici che un compagno tu ce l'hai. Il compagno ideale. Ma quella lì è una macchina. Certo, con quel bottone la metti in funzione. Mamma mia, Pato! Quella macchina ha creato un altro Pato uguale a te! Ah, adesso sì che ti puoi divertire davvero con il tuo compagno ideale, Pato! Un papero esattamente uguale a te! Adesso vogliono giocare tutti e due con lo stesso giocattolo. Ancora un altro Pato. E voi due a cosa giocherete? Ecco! Ora funziona! Mm.
Hai ragione. Questi pato, dopotutto, non sono proprio dei gran compagni di giochi. Proviamo con un altro, forse viene meglio. Aha! Annaffiare i fiori, l'occupazione preferita. Ehi, questo pato adora annaffiare i fiori tanto quanto te. Era una barzelletta! Che ridere! Oh, temo che quel pato l'abbia già sentita, la tua barzelletta, pato. E adesso pure questo pato che vuol guardare l'altro tuo programma preferito. Ancora un altro pato? Oh no! La copia di pato ha fatto la copia di se stesso! Pato, sei sicuro che quella macchina ti aiuti a ottenere ciò che desideri realmente? Secondo te, tutti gli altri pato sono molto egoisti? Dici che vogliono giocare solo a modo loro? Oh no! Oh, forse questa macchina non è proprio la soluzione migliore, sai? Pocoyo, Ellie, Pato ha un piccolo problema. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo ed Ellie dove guardare per capire il problema? Dietro di voi! Sono dietro di voi! Pato è dappertutto! La situazione è sfuggita al controllo! E ora che facciamo? Pensa. Hai un'idea? Veloci, vi prego, fate presto. Svelti, sì. Fermate la macchina. Presto. Oh no. Secondo voi Pocoyo dovrebbe premere quel bottone per spegnere la macchina? Sollievo. Giochiamo. Fantastico! Evviva gli amici! Evviva le caratteristiche che ci distinguono dagli altri! Ma che succede? Oh, non ci credo! Ciao, alla prossima! Ciao, Pocoyo. Cosa stai facendo? Oh, certo. Aspettiamo. Oh, hai disegnato un biglietto. È anche molto bello. Qualcuno sa cosa rappresenta il disegno? Una balena! È un biglietto per la balena. Un attimo, oggi è forse il suo compleanno? E darà una festa di compleanno? Ellie, hai preso un regalo per il compleanno della balena? Un palloncino! Ma come lo impacchetti? Bravissimo, Pocoyo! Chissà se la balena saprà indovinare di cosa si tratta. Pato! Vediamo cosa le ha preso Pato. Oui, oui.
Che meraviglia di torta, Pato! Bene, la balena apprezzerà molto i suoi regali. Dalla balena! Cielo, sembrava il rumore di un palloncino che scoppia. Accidenti. Beh, almeno abbiamo ancora il biglietto e la torta. Qualcosa, la tua torta. Qualcosa mi dice che l'hai ingoiata quel pesce. Se non altro, avete ancora il bellissimo biglietto di Pocoyo? Bel viaggio, balena. Tutti ti hanno preso dei bellissimi regali. Ellie voleva regalarti un meraviglioso palloncino, ma sfortunatamente si è rotto per strada. Pato invece aveva preparato una bellissima torta. Ma disgraziatamente un pesciolino se l'è mangiata. Per fortuna è rimasto un regalo. Pocoyo ti ha disegnato un magnifico biglietto d'auguri. Oh no! L'acqua ha rovinato il bellissimo biglietto di Pocoyo. Accidenti, niente palloncino, né torta, né biglietto. Guardate, la balena è felice anche se non ha ricevuto né il biglietto, né la torta e neppure il palloncino. Qualcuno sa spiegare a Pocoyo, Pato e Ellie cosa, o meglio chi, hanno portato alla festa della balena? Hanno portato se stessi! Sì! Pocoyo, Pato e Ellie sono qui! Evviva! Il più bel regalo di tutti, gli amici! Evviva Pocoyo! Alla prossima! Ciao ciao! Ciao! L'abbiamo Lula! Ciao Pato! Oh, i tuoi fiori sono una vera meraviglia! Hanno un profumo delicatissimo, delizioso! Che c'è, Pato? Oh, certo, hai ragione, Pato. C'è qualcosa che invece ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi sa dire chi ha addosso questo odore tremendo? Lula! Ha
muri. Temo che abbiate proprio ragione. Oh no. Buongiorno, Ellie. Quello è il tuo nuovo profumo? Oh, certo! Sa di... È terribile! Lula! Oh no, che puzza! Buongiorno, Pocoyo. Ciao. Che cos'hai in mano? Panino. Ah, non c'è davvero nulla di meglio di un saporitissimo. Sì, lo so, Pocoyo. Lula ha un odore davvero terribile. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo cosa può fare perché Lula torni ad avere un buon profumo? Lavala! Falle un bagno! Lavala! È un'idea grandiosa! Coraggio, Lula! Non è così male! Oh, Lula! Oh no! No! Pocoyo ha deciso che è il momento di lavare Lula. Che ne dite di aiutarlo? Aha! Presa! Oh no! Ellie, prendila! Attenta! È più difficile di quanto sembri! Certo, è un lavaggio automatico. Geniale. Cosa? Non sembra che funzioni. Devo dire che adesso hai un aspetto molto pulito. Oh, Pocoyo, come potrai fare un bagno a Lula se non riesci nemmeno a metterla in una vasca? Lula, hai un odore impossibile. Qualcuno di voi conosce un modo con cui Pocoyo possa lavare Lula? La pioggia! La pioggia! Giusto!
giusto! Pocoyo può servirsi della pioggia per pulire l'ula. Finalmente l'ula è un cane pulito e profumato. Evviva Pocoyo! Evviva la pulizia! Ciao ciao! Alla prossima! Ah, si sta facendo tardi qui dove vivono Pocoyo e i suoi amici. Pocoyo e Pato dovrebbero prepararsi ad andare... a letto? Come dicevo, dovrebbero andare a letto. Ciao, Pocoyo. Ciao! Si sta facendo molto tardi, Pocoyo. Lo sai cosa facciamo di solito quando si fa tardi? Pato è a letto. Qualcuno sa dire a Pocoyo cosa deve fare ora? Andare a letto! Sì, andare a letto. È l'ora della nanna. No! Oh, cielo! Temo che Pocoyo non voglia andare a dormire. Ma Pocoyo... tutti hanno bisogno di dormire. Tu non hai bisogno di dormire, sicuro? Pocoyo, forse Pato sta dicendo che ha bisogno di dormire e la tua imitazione dell'aeroplano lo tiene sveglio. Oh, quanto sei carino, Pocoyo. Bene, così va meglio. Buonanotte. Accidenti! E adesso che c'è? Arriva l'ora di fare la nanna. Non è il caso di giocare con le costruzioni, Pocoyo. Puoi farlo domani se vuoi. Buonanotte. Pocoyo. Pocoyo. È l'ora della nanna. Non è nemmeno il momento di giocare col trenino. Ah, ci siamo. Pocoyo finalmente dorme. Adesso anche tu puoi riposarti.
fai, Pato? Non riesci a dormire? Beh, forse posso aiutarti. Magari con della musica rilassante. Vediamo. Ecco. Non ha funzionato. Ci sono. Vi va di cantare una ninna nanna a Pato con me? Sì, cantiamo! Siete pronti? Uno, due, tre. La la la, la la la, la la la. I nostri amici si sono finalmente addormentati. Buonanotte, Pato. Buonanotte, Pocoyo. E buonanotte anche a voi. Buonanotte a tutti. Evviva Pocoyo! Ciao. Alla prossima. Oh, ecco Pocoyo e i suoi amici. Sembra che stiano costruendo una torre insieme. Ciao, Pocoyo! Ciao! Ciao, Ellie! Ciao, Pato! Bella mossa, Ellie! Lavorano tutti insieme per costruire questa torre. Ma cosa, Pato Pocoyo? Fa dei rumori strani. Qualcuno sa dire a Pocoyo e agli altri cosa succede a Pato? Esatto, Pato ha il singhiozzo. Singhiozzo. Tranquillo, Pato, il singhiozzo non è una cosa grave. Sì, è un po' fastidioso. Vuoi far passare il singhiozzo, Pato? Forse insieme possiamo trovare un sistema per far passare il singhiozzo a Pato. Forse Ellie ha un'idea. Ma che cosa fa Ellie? Oh, Ellie vuole che Pato trattenga il respiro. Bella idea, Ellie. Vuoi provarci, Pato? Ok, Pato. Al tre fai un bel respiro. Uno, due, tre. Bravo, Pato! Così dovrebbe funzionare. Oh no! Sembrava proprio che funzionasse. Hai un'idea anche tu, Pocoyo? Che cosa fa Pocoyo? Pensi che a Pato passi il singhiozzo stando a testa in giù? Beh, che cosa ne pensi, Pato? Vuoi provare? Forse stavolta poteva funzionare. Certo. Anche questa era una bella idea, Pocoyo. E ora che fai, Ellie? Pensi che saltare su un piede solo faccia passare il singhiozzo? Che ne pensi, Pato? Sembra un po' stupido, ma non si sa mai.
Forse dovremmo saltare tutti su un piede per far stare meglio Pato. Vabbè, ci abbiamo provato. Cosa sta facendo Pocoyo? Oh, trattiene il respiro, si mette a testa in giù e salta su un piede tutto insieme. Che cosa ne dici, Pato? Psst, vieni qui, Pocoyo. Mentre Pato prova così, forse conosco un modo per far andare via il singhiozzo. Ma deve essere una sorpresa. Pato sicuramente non se l'aspetta. Un modo per togliere il singhiozzo è far spaventare. Ti può arrivare da dietro e dire buh! No, 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 tornate qui. Pato non deve sapere che lo farete spaventare, deve essere una sorpresa. Oh, vi nascondete? Bella idea, Pocoyo! Perché non ci ho pensato? Ma ho un'altra idea. Perché non dite tutti insieme con Pocoyo e Ellie buh? Dai, diciamo tutti buh! Al mio tre, pronti? Uno, due, tre! Oh, il nostro buh non l'ha spaventato, ma in compenso quasi fa cadere la torre. Dietro di te, Pato! Attento, attento, Pato! Passato? Ha funzionato! La sorpresa che ha stupito tutti ha fatto passare il singhiozzo a Pato! Evviva la collaborazione! Evviva Pocoyo! Evviva il singhiozzo! Ciao, ciao! Oh no, adesso ce l'ho io! Alla prossima! Ciao, Pocoyo! Ciao! Che cosa fai? Segui le tracce di qualcuno? Chi avrà lasciato quelle impronte? Sono piuttosto piccole. Forse lo so. Sono esattamente della misura del piede di Pocoyo. Qualcuno aiuta Pocoyo a capire chi ha lasciato quelle impronte? Pocoyo! I piedi di Pocoyo! Esatto! Pocoyo, stai seguendo le tue stesse tracce! Ma cos'è? Guarda! Ci sono altre impronte! E chiunque le abbia lasciate era scalzo! Anzi, ha delle zampette al posto dei piedi! Chi ha lasciato quelle impronte? Ne sai qualcosa? Le hai lasciate tu, per caso? Qualcuno aiuta Pocoyo a scoprire di chi sono quelle impronte? Un cane e Lula! È vero! Sono di Lula! Già! Talvolta ci lasciamo dietro tracce o impronte, come quando camminiamo sulla sabbia in spiaggia. Beh, queste sono proprio misteriose. Chi o cosa pensate le abbia lasciate? Rotonde! Sì! Sono rotonde. Grandi! È vero, sono anche grandi. Molto più delle tue, Pocoyo.
un grosso piede tondo. Chi sarà mai? Pocoyo, chi potrebbe aver lasciato quelle tracce? Qualcuno sa dire a Pocoyo chi può aver lasciato quelle grosse impronte rotonde? Ellie! Già, è stata Ellie, l'amica di Pocoyo. Ciao, Ellie! Hai proprio un bel piedone, Ellie. Oh, ecco qualcuno che lascerà delle impronte molto particolari. Ciao, Pato! Vai a nuotare? Di impronte sono queste? Grandi! Eh sì, chiunque le abbia lasciate ha un bel piedone. Ancora più di Ellie. E ha anche un piede palmato. Chiunque sia stato, sicuramente non era un bambino, un cane o un elefante, vero Pocoyo? Chi sarà stato? Mostro! Oh no, Pocoyo! Non penso che fosse un mostro! Pocoyo? Pocoyo? Se guardi bene... Sì, il mostro sembra vicinissimo, ma... Davvero? Non devi avere paura. Guarda, Pato! È strano, vero? Le impronte sono proprio dietro di te. Vedi chi ha lasciato quelle brutte impronte? Qualcuno sa dire a Pocoyo a quale piede appartengono quelle impronte? Sono di Pato! Pato! Le ha lasciate proprio Pato, con le sue pinne, mentre andava a nuotare. Evviva Pocoyo! Hai risolto il mistero del grande mostro! Bravissimo! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao Pato! Ciao! Avete in programma un picnic oggi? Oh, ho capito! Che bella idea! Ellie adora i picnic! Oh, cielo! Ellie sembra... diversa, non è vero? Sì, Ellie oggi ha proprio un aspetto diverso dal solito. Qualcuno sa dire a Ellie come mai sembra diversa oggi? Ellie, è piena di macchie! Su, 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 tranquilla, Ellie. Ti sarai presa una banale malattia, non preoccuparti.
Pato, non scappate da Ellie. Non c'è da preoccuparsi per le sue macchie. Ellie starà presto meglio se si riposerà restando a letto. Semplice. Credo che Pocoyo abbia un'idea. Oh, grandioso! Se hai bisogno di qualcosa, Ellie, basta che suoni quella campanella e Pocoyo e Pato verranno ad aiutarti. Bene, allora. Così voi due potete andare a fare il vostro picnic. Ascoltate, direi che Ellie ha bisogno di aiuto. Oh, credo che Ellie abbia sete. Ah, sì, ecco fatto. Ora, perché voi due non tornate al vostro... Oh, di nuovo la campanella. Chissà cosa avrà stavolta. Oh, vuole un milkshake alla vaniglia. Congelato al caramello. E un ombrellino di carta in cima. D'accordo. E se ho capito bene, Ellie ha bisogno di un annaffiatoio, di uno skateboard, di una radio, di un telefono e di tante altre cose. Oh, Ellie, direi che stai meglio. Qualcuno sa spiegare a Ellie da cosa capiamo che sta meglio? Non ha più le macchie! Esatto, non ha più le macchie. Sono sparite! Credo che siano stanchi, Ellie. Sai com'è? Non hanno fatto altro che servirti tutto il giorno. Dove starà andando Ellie adesso? Sì, a quanto pare, alla fine i nostri amici faranno il loro picnic. Sono contento che partecipi anche Ellie. Voi no? Evviva il picnic! Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima!